Ciao a tutti, oggi sono in compagnia dei miei aiutanti, ragazzi, se volete salutare. Ciao! Con la voce perché... Saluta Damiano, fatti sentire che ci sei anche tu. Non vi si vede, andare. Inquadra il tavolo alla videocamera. Allora, abbiamo un pacchettino. Ciao, non ti vedo. Un pacchettino e un paccone. Partiamo dal pacchettino. È un componente che aspettavo per poter finire la mia fortezza Black Falcon. Finalmente sono arrivati gli ultimi pezzi perché siamo agli sgoccioli con i lavori. Finalmente il grosso l'abbiamo fatto, adesso poi partirà tutto un lavoro di rifinitura, perché come sapete mi piace fare le cose nel modo più dettagliato possibile. Cosa mi serviva? Gli slope, perché siamo un po' in crisi col tetto. Li avevo finiti, allora ho fatto un bel rifornimento dalla Germania. Costano uno spatafascio di soldi questi slope qua, 1x2x3, un disastro. Quello che li vendeva meno era questo tedesco, e comunque se li ha fatti pagare non poco. In più aveva anche questi fantastici cappelli in modalità Forestman in colore grigio. Questi sono usciti solamente in un set, apparteneva praticamente a una statua e ne aveva due e ne ho presi. Ora vediamo invece il pacchettone, questo è bello grosso, guardate, è un vero pacco, non è una bustina. Un bel pacchetto, qua c'è della roba interessante. Cosa c'è Damiano? Cosa c'è? Sei preoccupato? Che voglio vedere cos'è. Lasciami il tempo di aprirlo, se no. Allora, abbiamo del cartone che contiene del cartone, che contiene del giornale, molto giornale, che contiene del pluriball. Che contiene un set. Che contiene un set. Allora, ce n'è. Porca miseria. Damiano, ti ho detto di non fumare, hai visto cosa succede? Fumi 15 pacchetti di sigarette al giorno. Sì, questo è bello davvero. Allora, che cosa abbiamo qua? C'è un altro strato 60-54. Questo è l'Hideout, di cui hanno rifatto il set adesso come omaggio quest'anno con l'uscita del castello. Il set originale che ho voluto a tutti i costi avere con box, perché questo, signore e signori, è stato il mio primissimo set Kestrel quando ero un bambino di non lo so quanti anni, ma penso 4-5 anni avrò avuto. Sono stati questo qui e poi, quando ero un pochino più grande, il 60-74, i miei primissimi set Kestrel importanti, diciamo, perché non erano la scatolettina con dentro 2-3 omini. Erano veramente un bel set. La scatola non è perfetta, ma ragazzi, stiamo parlando di un set che ha non so quanti anni, credo che sia dell'87-88, non ricordo nemmeno. È già aperta. È certo che è già aperta, è già usato, strausato, giocato. Beh, si presenta tutto molto in ordine. Le minifigure sono molto belle, non hanno segni di denti, scoloriture, eccetera, eccetera. Scudi bellissimi, senza neanche un graffio, come fossero nuovi. Idem il bersaglio per gli arcieri. Busta dei pezzi neri, busta dei pezzi grigi, pezzi colorati, fogliame. E il librettino di istruzioni, voilà. 1988, sì, quindi io avevo 5 anni quando è uscito. Adesso non mi ricordo se mi fosse stato regalato nell'anno in cui è uscito o poco dopo, ma avevo 5-6 anni. Papi, lo vuoi costruire oggi? Beh, adesso ci penso.
E questo l'ho comprato proprio per nostalgia, nostalgia canaglia. Ci tenevo ad averlo. Qua c'è un prezzo che proverò a tirare via con l'aiuto del phon. Oltretutto 94,50 Carrefour. Secondo me arriva dalla Francia questo set, perché sarà il prezzo in franchi. Potrebbe essere tipo 90, 94 franchi e mezzo. Carrefour negli anni 80 non c'era assolutamente in Italia, e è arrivato molto più tardi. Bellissima box, un po' rovinata, ma ripeto, le aspettative non è che la volevo perfetta, anche perché un box perfetto andava a costare 4 volte tanto quello che l'ho pagato, che già non è poco. Quindi super contento dell'acquisto. Questo va ad aggiungersi al mio 60-66 con box. Come avrete capito, ultimamente sto raccogliendo un po' di set vintage, possibilmente con box, perché mi è venuta questa brutta scimmia pericolosa e costosissima. Scimmia? Grazie Damiano. Scimmia costosissima. La scimmia nel senso questa fissazione che è molto costosa. Grazie Damiano per il fare il tecnico delle luci. Salutiamo i nostri amici a casa. Grazie di essere stati in nostra compagnia fino ad ora. Buon pomeriggio, buona giornata, buonanotte, qualsiasi sia il momento in cui state guardando il video. Ciao! Ciao!